Buongiorno gentili telespettatori e benvenuti alla prima edizione quotidiana del nostro telegiornale che apriamo con la pagina della cronaca. Ancora nessuna novità purtroppo in merito alle ricerche del ragazzo di San Benedetto del Tronto disperso tra la frazione di Faete e quella di Spelonga nel territorio montano di Arquata del Tronto. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'ausilio di unità cinofile, droni ed un elicottero. Inoltre è stato attivato per coordinare le complesse operazioni un'unità di comando locale posizionata in prossimità della zona. Le operazioni sono anche rese difficili dall'area particolarmente impervia. Sul posto anche soccorso alpino e forze dell'ordine ostacolate dal maltempo del giovane. Non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì. La squadra mobile di Ancona e la polizia di frontiera insieme ai colleghi delle squadre mobili di Foggia e Bari hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di tre pregiudicati pugliesi accusati di fare parte di una banda di ricettatori di veicoli commerciali. L'organizzazione criminale operava lungo tutta la fascia adriatica e sempre alla stessa maniera. Una volta sottratti i mezzi venivano sezionati e rivenduti come pezzi di ricambio attraverso siti internet per la compravendita online. I furti hanno riguardato soprattutto rimorchi e furgoni di ultima generazione. E c'è stato un incidente stradale stamane attorno alle 10.30 lungo la statale adriatica tra Pesaro e Fano. Traffico in tilt, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Camilla Cataldo. Incidente sulla statale tra Fano e Pesaro, in direzione nord, all'altezza di Fosso Seiore, questa mattina intorno alle ore 10.30. Un furgone non è riuscito a fermarsi in tempo in una strada con rallentamenti per lavori dell'ANAS e ha tamponato un'auto, una Panda, in un forte impatto. I conducenti delle vetture sono usciti indenni, mentre sull'ambulanza giunta sul posto e diretta in ospedale è salita una donna incinta che sedeva di fianco al conducente della macchina per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il traffico è ripreso poco dopo con una deviazione e ulteriori rallentamenti. Sabato prossimo alle 10 si terranno presso la chiesa di San Marco ad Osimo i funerali di Ilaria Maiorano, la donna di 41 anni picchiata ed uccisa nella sua casa a Padiglione con suo marito, il marocchino Tariq El Gaddassi, principale indiziato ed attualmente in stato di fermo. Per l'intera giornata si osserverà il lutto cittadino. Domenica invece Osimo ha organizzato una fiaccolata nel ricordo della donna, marcia che alle 18 partirà da Piazza del Teatro per raggiungere Piazza Boccolino. Sarà un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne ed in tutte le sue forme, perché quello che è accaduto ad Ilaria non si ripeta più. Tragedia a Pesaro, dove un settantenne si è lanciato dal quinto piano di un palazzo di Via Lanza ed è morto sul colpo. L'uomo si è presentato ieri mattina a casa di un'amica, si è accomodato sul divano prima di lanciarsi nel vuoto. Un volo di 18 metri che non gli ha lasciato scampo, inutili tutti i tentativi di soccorso. Cambiamo argomento perché artigiani ed imprenditori si sono ritrovati ieri pomeriggio a Montegranaro, in uno dei distretti più in difficoltà, per un confronto con le istituzioni. All'incontro organizzato da Confartigianato Marche anche il presidente nazionale Granelli. Il servizio è di Manolita Scocco. Un incontro molto partecipato con un parterre istituzionale di alto profilo e tanti nodi da sciogliere, con un unico obiettivo: ripartire dalle piccole imprese per costruire il futuro. Di questo si è parlato nel convegno organizzato da Confartigianato Marche a Montegranaro con la partecipazione del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, oltre che dei vertici regionali dell'associazione, presidente Pepa e il segretario Gasparoni. Il messaggio che io oggi voglio dare è di vicinanza e di solidarietà, soprattutto per l'ultimo evento alluvionale che ha avuto dei contorni direi drammatici e su cui credo un paese moderno non dovrebbe mai inciampare. Per cui il richiamo che io oggi voglio fare, un po' in generale, è quello di risolvere questo problema della burocrazia che sta oggi in capo alle tante tragedie che purtroppo avvengono e che fanno sì che interventi rapidi, fatti bene, fatti che possono anticipare quelle che sono queste emergenze climatiche, non debbano più accadere. E io penso che questi saranno periodi difficili, complicati, ma noi che siamo, noi artigiani, un presidio della comunità, possiamo essere attori economici ma anche sociali altrettanto importanti e possiamo segnare anche una, credo, una ripartenza di questo nostro comparto artigiano, manifatturiero e anche delle Marche e di tutto il paese.
Sul tavolo dei relatori anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha detto di essere pronto a chiedere, tanto al governo nazionale quanto all'Europa, uno sforzo in termini di aiuti per far ripartire le imprese del territorio. Sì, si chiede sicuramente la capacità di mettere risorse e con la programmazione europea che è stata autorizzata da pochissimo, credo che potremo disporre di progetti e di una visione da mettere in campo e credo che la capacità di concertare iniziative volte a supportare il nostro sistema produttivo è un elemento fondamentale in questa fase, lo è sempre, di più in questa fase complessa, molto delicata e anche con molte variabili che sono in campo. Sherwin Williams, leader mondiale nelle vernici con sede negli Stati Uniti, acquisisce ICA Group di Civitanova Marche, azienda della famiglia Paniccia, con l'obiettivo di far diventare il gruppo civitanovese il centro di eccellenza europeo delle vernici industriali per legno e accelerare l'espansione a livello globale. Lo riferisce un comunicato, vendute il 100% delle quote. Il closing dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, garantito il livello occupazionale e l'indipendenza dello storico marchio. E sabato e domenica tornano per l'undicesima edizione le giornate Fai d'autunno, promosse dal Fondo per l'Ambiente Italiano e dedicate ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. I delegati e volontari della Fondazione metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare tesori spesso nascosti. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. Nelle Marche saranno 44 i beni aperti. Tra le aperture proposte la Chiesa Ortodossa Romena di Sant'Asio d'Ancona, le stanze dei Gianni Aiesi, il giardino dei Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno e l'ombelico del Piceno stesso Cossignano. Le esigenze del risparmio energetico sono una priorità e riguardano anche l'utilizzo degli impianti sportivi ad Ascoli con l'inaugurazione della rinnovata struttura di Monticelli, l'intervista con l'assessore Nico Stallone. Come sta intervenendo il Comune per il risparmio energetico nelle attività sportive, soprattutto i campi di calcio, le palestre? Ma noi stiamo intervenendo che insieme ai gestori, alle società sportive, stiamo dando delle regole di risparmio, quindi sulle ore, sull'accendere ad esempio i fari solo a metà campo, sul chiudere subito il discorso dell'acqua. Abbiamo fatto fare a tutte le società un incontro con i ragazzi per dire di stare attenti su questi piccoli particolari che possono fare i dettagli. L'altro è quello che dove il gestore ha l'onere delle bollette, voglio dire, oggi come oggi stiamo aspettando che arrivi qualcosa dall'alto, anche dal mondo del conio meno, dove invece il tutto è carico nostro, è un modo per dare sempre di più una mano a quello che è il mondo sportivo con le reciproche difficoltà che possa avere. Però ripeto, c'è un'autocultura, un'autoattenzione a quelli che sono i piccoli dettagli che fanno la differenza, perché lasciare una doccia aperta mentre mi insapono costa il doppio della bolletta. Quindi sembra una stupidaggine, ma dobbiamo ripartire dalle piccole basi. Dico sempre, c'è stato il periodo quando eravamo noi proprio ragazzini o i nostri genitori dell'austerity, bisogna avere un attimo, a volte il troppo benessere va anche un attimo capito e compreso nel modo giusto, e quindi bastano piccole attenzioni che questo ci permette di mantenere i costi che erano presenti prima. Tutto questo però incide anche un po' sulle casse comunali, no? Come cercate di intervenire in questa situazione? Guarda, purtroppo hai toccato un tasto importante, il sindaco ci ha chiamato a raccolta, oggi la rata delle utenze è diventata il doppio di quella di prima, quindi come puoi immaginare con un gravare tanto proprio su quella anche che è l'attività comunale, dice il comune domani, oggi abbiamo inaugurato il campo di Monticelli, possiamo fare un altro campo? Sai, se le bollette salgono vuol dire le risorse sono sempre meno presenti, quindi è quello che ti ho detto prima, dovremmo arrivare a una cultura del risparmio energetico da parte della cittadinanza e anche in questo faremo una riunione, perché probabilmente andremo a ritoccare le luci della città e quant'altro, come puoi immaginare, per cercare di darci una mano tutti quanti. E vi ricordo che tutti gli aggiornamenti di cronaca, sport ed attualità sono disponibili sul nostro sito www.utvrs.it con notizie dalle 5 province marchigiane.
E siamo alla pagina sportiva che apriamo con il calcio. Daniele Rutella di Enne, l'arbitro designato per dirigere Bari-Ascoli in programma sabato al San Nicola alle 16:15. Gli assistenti saranno Daniele Marchi di Bologna ed Alessio Saccenti di Modena. Ieri pomeriggio, presentando la gara, ha parlato il difensore Eric Botteghin. Bisogna ritrovare fiducia, giocando con il cuore, ha detto. Abbiamo analizzato ciò che stiamo facendo di sbagliato e cosa dobbiamo migliorare a livello individuale e di gruppo. Dobbiamo andare a Bari per combattere insieme in questo campionato. Se non giochi con il cuore dando qualcosa in più, non è facile vincere. Parliamo ora di pallavolo, tornando alla presentazione di lunedì sera della Megabox Valle Foglia al Sanzio d'Urbino, in attesa dell'esordio in campionato domenica 23 contro Cuneo in casa. Camilla Cataldo ha sentito presidente e capitana. Presidente, parte una nuova stagione da Urbino, qui al teatro e poi al Palace, e poi si andrà alla tenuta che porta tanto fortuna. Sì, abbiamo cambiato un po' lo scenario perché comunque era doveroso rendere omaggio anche a chi ci ospita qui in Urbino, quindi abbiamo tenuto in considerazione anche di fare oltre lo sport e abbinarlo con la cultura, e penso che meglio di Urbino nel nostro territorio non c'era, poteva essere altra location migliore questa, ecco. Si torna a capienza piena, che cosa si aspetta sugli spalti e sul campo? Beh, il desiderio è quello di vedere sempre il palazzetto pieno, questa è sicuramente la cosa che uno ci auspica. Speriamo che questa capienza possa essere continuata fino alla fine, ecco, del campionato. Per il momento è possibile avere il palazzetto, diciamo, disponibile per tutti i posti, poi magari strada facendo vediamo come andrà a finire con il Covid. Potrebbe arrivare un posto 4 nei prossimi mesi? La squadra in questo momento è completa, ecco, dobbiamo partire col campionato, cercare di fare bene, poi strada facendo vediamo se serve un posto 4 o qualcos'altro. Che cosa è cambiato con il cambio di allenatore? Everything is changed. Quindi ha detto chiaramente che tutte le cose cambiano, ma ogni allenatore ha la sua energia, la sua forza, e quindi è un gran piacere lavorare con questa energia. Dove può arrivare questa squadra quest'anno? Lei sicuramente è orgogliosa della squadra e del fatto che sia tornata in campo, quindi è già un grande arrivo. But what about for the team? Cosa ne pensi della squadra? 23 ottobre. Ok, arriviamo al 23 di ottobre, poi vedremo. È semplice, dice. Stai già pensando a Cuneo e ti vedremo in campo soprattutto? Chiaramente spera di fare del suo meglio proprio per questa cosa. Abbiamo lavorato tutti i giorni per arrivare a questo livello, tutte le squadre del campionato italiano sono forti, quindi noi ci siamo. Ancora calcio, ma di promozione, cambio la guida tecnica della Biagio Nazaro Chiaravalle, che ha scelto Simone Pazzaglia come nuovo allenatore dopo le dimissioni di Moriconi. Può vantare una vasta esperienza tra D ed Eccellenza sulle panchine di Vispesero, Urbania, Castelfidardo e Fabriano Cerreto. Stasera alle 21:35 ricordo l'appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al campionato dell'Ancona e condotta da Ferdinando Vicini. E vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 14 ottobre. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo. Il Mediterraneo centrale è ancora ostaggio di questo minimo di bassa pressione che dal Nord Africa si muove celermente verso la penisola ellenica, ma arrecherà venerdì ancora qualche accenno instabile all'estremo sud. Poi da sabato alta pressione che man mano tenderà ad occupare l'Italia. Nel dettaglio possiamo notare come sarà una giornata di gran variabilità ancora all'estremo sud, più sole invece al centro-nord, cieli sereni o parzialmente nuvolosi per innocue velature o stratificazioni di passaggio. La mappa delle precipitazioni ci fa vedere una giornata asciutta al centro-nord e sulla Campania, mentre tra Puglia, Basilicata, Calabria, Nord Sicilia residui piovaschi o qualche spot temporalesco con venti tesi da nord-nord-est. Ecco la giornata incerta, l'instabilità ancora all'estremo sud, altrove più sole con temperature su molte zone comprese tra i 22 e i 25 gradi. Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trabimeteo.
imprenditori, aziende e tutti gli associati di Confartigianato potranno seguire i campioni del basket pesarese della Carpegna Prosciutto per l'intera stagione del campionato di Serie A alla Vitri Frigo Arena, approfittando delle opportunità scaturite dall'accordo tra l'associazione diretta dal segretario Marco Pierpaoli e la società del presidente Ario Costa. L'accordo prevede infatti la possibilità per gli associati anche di ANAP e ANCOS di sottoscrivere un abbonamento con il 20% di sconto che dà l'accesso a servizi esclusivi oltre al posto numerato di tribuna centrale o parterre al Palasport. Con questo è tutto, grazie per la cortese attenzione e appuntamento alla seconda edizione del nostro telegiornale.